È un'importante acquisizione per l'ospedale di Sulmona, dà sostanza e fondamento alla sua recente nuova classificazione come sede di DEA di primo livello che la Regione Abruzzo ha approvato con la nuova rete ospedaliera poco prima di Natale. La risonanza magnetica è uno degli elementi che caratterizzano un ospedale DEA di primo livello rispetto a un ospedale di base sede di pronto soccorso, quale era la classificazione precedente dell'ospedale di Sulmona. È quindi un passo importante per dare sostanza al lavoro fatto, per incrementare la qualità dell'offerta sanitaria, insieme all'inaugurazione della nuova risonanza magnetica. Abbiamo anche ripercorso non soltanto la travagliata storia di questa installazione, perché è acquistata nel 2018 a fronte di progetti sbagliati. Si è dovuto lavorare anni per raddrizzare la situazione e arrivare finalmente alla realizzazione dello spazio congruo, insomma dello spazio adatto per poterla ospitare. È stata anche l'occasione per fare il punto sugli interventi di edilizia sanitaria che sono in corso e che stanno per partire dalla demolizione della vecchia ala, alla ristrutturazione e completamento della nuova ala Bolino, fino all'intervento finanziato da INAIL che tra il 2024 e il 2025 questi cantieri partiranno tutti, alcuni dei quali hanno il termine del 2026 perché sono finanziati con fondi PNRR. Stiamo rispettando tutte le scadenze, sono quindi fiducioso anche sul fatto che si rispetteranno le scadenze anche di consegna e di collaudo. Da qui a 3 anni vedremo davvero un ospedale completamente nuovo.